ci invidiano. Sono dei sintetizzatori MOOC. Ce l'hanno i Pink Floyd, ma ce l'abbiamo anche noi. La psicologia Padova è giovane, ha tutto sommato soltanto 100 anni, se rapportiamo gli 800 dell'Ateneo molto poco. Alcune delle cose che per esempio ci sono qui sono sicuramente pionieristiche. Che noi siamo, come dire, la tradizione psicologica dell'Università di Padova, sfaccettata, diversificata, però nello stesso tempo siamo anche un'unità. Ci rivolgiamo alle nuove generazioni e quindi sicuramente è importante per gli studenti entrare in un atrio che non sia sguarnito. Ci si è chiesto perché non misurare quel comportamento che il bambino spontaneamente comunque faceva e invece di usare il ciuccio classico che veniva offerto dalle infermiere di crearcene uno. Questo strumento misura l'assunzione non nutritiva, che è un comportamento precocissimo, addirittura presente nel terzo trimestre di gravidanza, quando il bambino si ciuccia le dita, ed è un metodo indiretto per capire a che cosa il bambino presta attenzione. C'è questo bellissimo strumento che siamo riusciti a ricostruire adesso in questi ultimi 3 anni, che è un sistema sostanzialmente per rilevare se dite una bugia oppure la verità. La persona respirando manda aria dentro questa fascia pneumografo, la cannula riceve quest'aria, alla fine della cannula c'è un cosiddetto tamburo di Marelli, che è un oggettino che semplicemente si gonfia e si sgonfia e scrive con quella penna lunga su un cilindro che è un chimografo. Poi il Belus si prende questa scrittura e analizza sostanzialmente se il respiro che voi fate quando dite una bugia è diverso da quello che fate quando dite la verità. E c'è il famoso fiato corto delle bugie.